a tutti gente, sono Alex Pios e oggi siamo su Most Wanted. Come avete visto il video precedente capirete la motivazione di perché non ho portato i video. Bene, se volete vedere i video, cioè se volete sapere la motivazione, guardate il video precedente. Bene, oggi come ci eravamo fermati l'altra volta, facciamo tre gare come al solito, la mia voce ancora essere traballante. Ne ho fatte due l'altra volta se non mi sbaglio, sì, ecco difatti. Bene, oggi andremo a fare tre gare. Cerco di fare tre gare veloci perché non mi voglio dilungare troppo. Ma facciamoci sti due caselli. Dai, il primo, vai col primo. Due caselli, poi vedrò dopo che gara fare, sperando che mi riesce bene fare tutte e cinque le gare. Io sto cercando di portarmi più avanti possibile con sta serie perché a me piace tanto come gioco questo. Quindi trovo che sia molto... Tra l'altro lo trovo anche molto utile come sfogo, perché diciamo che ti puoi sfogare se c'hai la ira dentro, se sei incazzato praticamente. Puoi usare sto gioco come sfogo ed è un'ottima cosa, perché ci sono gli avversari che sono deficienti come dei ciuchini, e anzi degli asini, una macchina che va a pince da sola. E sono defeco, lo sapevo, forse. No, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Bene, no, perché ci sono gli avversari che sono stupidi, no? Stupidi come asini, quindi ti puoi sfogare benissimo su di loro, tanto loro sono computer, quindi non frega un cazzo a nessuno di loro, quindi detto proprio con cattiveria l'ho proprio detto, che non frega un cazzo a nessuno di loro, cioè proprio brutalmente l'ho detto, mi sembra giusto, quindi delle cose brutali. Chiedo ancora scusa per l'audio dell'altra volta, ma adesso ho collegato praticamente le casse del monitor al PC, ho dovuto quindi fare delle modifiche nel mio PC, sono dovuto ammazzare per... vabbè, se vedete il video di Periscope capirete perché, che faccio vedere la mia postazione da gaming, quindi... E boh, mi sono dovuto ammazzare per metterlo, solo che collegando le casse del monitor, quando tengo il microfono attivo fischia, e tanto, quindi... Adesso prima di fare il video spero che si sentirà bene, e... Ho provato l'hardware e funzionava del microfono, quindi in teoria se non è esploso il mio PC dovrebbe funzionare. Bene, continuiamo la nostra bella garetta, tanto sono solo a metà. Ho fatto un discorso lungo 20 anni e sono solo a metà gara. Bello schifo. Raga, io ho deciso, allora, per il mio canale ho delle nuove novità. Una me l'ha consigliata Toretto di SDM Games TV, che ringrazio moltissimo, se vedrai questo video grazie mille per il consiglio. Io raga adesso farò la scalata su Clash Royale, quindi boh, io sono in Arena 4 sudata, fidatevi che per le carte che ho sudata. Ho trovato pure un baule magico l'altro giorno e ci ho trovato una cacata allucinante, proprio detto alla fofan, ok avete capito. E bene, sì, una cacata allucinante, fidatevi che era proprio uno schifo. Ci ho trovato unica epica che ho trovato. Voi dite cazzo, avrei trovato il principe, avrei trovato chissà cosa. No, non ce l'ho di drago. Non è che mi trova il principe, questa è no, mamma mia, perché io il principe non lo devo trovare. Ho il becca. Ho beccato pure gente in Arena 4 con gli stregoni. Beh, quello è ovvio, no? Mi sembra giusto, io non ci sono mai stato in Arena 5 e non sono fortissimi gli stregoni, porca puttana. Beh, comunque, come ho già detto, ringrazio moltissimo Toretto di SDM che è STV, tra l'altro ho finito la gara. No, per finta. LOL. Ok, dai, parte minchiata. Lo ringrazio molto perché mi ha consigliato di portare una scalata senza gemmare, che io non gemmo, quindi io non shoppo gemme. Quindi io non ho i big money. E boh, come mi ha consigliato lui, io inizierò su Clash Royale la scalata, quindi ogni giovedì troverete il video di Clash Royale, adesso facciamo una seconda gara. E poi ho anche altre novità, io ho deciso di fare dei video specializzati su argomenti, cioè sono dei vlog dove parleremo di vari argomenti, e mi sembra un'idea molto interessante. Ditemi sotto nei commenti che cosa ne pensate. Secondo me è una buona idea anche questa. Ci ho pensato già da un paio di giorni. Tra l'altro ho vari argomenti su cui parlare, quindi... boh, che mi sembrano molto interessanti. So che il mio è un canale di gaming, però fare dei vlog così mi sembra anche bello. Mi piace fare sti caselli. Appunto. Boh, queste saranno le novità per il mio canale. Tra l'altro la mia voce... Vabbè, lasciamo perdere la mia voce che sta andando piano piano a farsi benedire. Detto questo, io continuo la gara.
sperando di vincere anche questa, visto che mi mancano ancora due gare, contando anche questa ovviamente. La mia voce, porca puttana. Si sente, che sono rauco. Adesso si inizia a sentire. Purtroppo era giorni che non parlavo così tanto. Bene. Ora capite perché non ho fatto i video in questi giorni. Vabbè, domenica e sabato non li ho fatti proprio perché voce non ne avevo. Quindi questo è ancora tanto di voce che ho, fidato di me. Domenica sembrava che mi stessero strozzando. Io gioco online con i miei amici, che tra l'altro Mauro, se si chiama Mauro questo, sei iscritto al mio canale da poco, quindi ti ringrazio moltissimo Mauro se vedrai questo video, grazie. Abbiamo giocato insieme, solo che gli ho detto: senti Mauro, ascolta, io l'ho scritto su WhatsApp, io non ho voce, quindi non posso mettere l'auricolare, e ho giocato senza auricolare, ed è stato una tragedia. Come anche con un mio amico, il suo canale è Young Motors Garage, lui fa, tratta recensioni di auto, io con lui gioco anche a GTA insieme, che ringrazio moltissimo anche lui. E bene, questo, lo sapevo, dai, zia, recupera. E ringrazio moltissimo, ho giocato anche con lui non riuscivo a parlare, quindi non ho usato neanche con lui l'auricolare. Capite in che condizioni ero? Veramente pessime. Poi ieri uno di quei mal di stomaco, porca troia, stavo morendo, meno male che, no, detto così è brutto, però meno male che mi è passato, perché mi ha avuto un dolore. Vabbè, non so, fermiamoci ste cacate allucinanti. Bene, spero di non avervi annoiato in questo discorso iniziale. Nel frattempo sto giocando, come potete vedere, mi sto impegnando, ho sbagliato pure strada, prendo. No, il furgone l'ho mancato. Ah, da me piove, bel tempo di merda, bello schifo. Tra l'altro Nick the Player ha raggiunto, quello schifoso balordo negro, ha raggiunto gli 84 iscritti. Uno di questi lo prendo, lo stupro, ragazzi, ve lo giuro. Ma lo stupro. Lui arriverà a 100 iscritti prima di me. Io, raga, ci spero tantissimo di arrivare a 100 iscritti entro il 14 settembre. Voi dite, cazzo, ce la fai? Fidatevi che dura. I primi 100 iscritti sono sempre più duri. Poi quando superi 100 già vengo più conosciuto, vengo più visto, quindi non vedo l'ora. Non vedo l'ora di superare i 100 iscritti. Più che altro di raggiungerli. Ah, ho vinto, non me ne sono neanche accorto. Tra l'altro 7 minuti di video. Facciamo un'ultima... Ma vattene a fanculo. Utilizza, sì, vabbè, lo so cosa sono i spezzi in seguimento. L'ho già finito sto gioco. No, una volta solo. Bene, vai con l'ultima gara di oggi, che tra l'altro la mia voce sta andando sempre più a puttane. No, l'autovelox è piccola come gara. E no, questo 6 km. Devo fare una gara corta, veloce. Ma sì, dai, facciamo un autovelox. Tanto mi basta arrivare ultimo, l'importante è... Tra l'altro c'è mio fratello che vuole il mio tablet. Prendilo, prendilo, prendilo. Allahu Akbar! Ecco, sentite, no? Che tra l'altro anche lui ha un canale, però non fa video. Sto cercando di convincerlo a farli, quindi... Bene. Allora, adesso vi spiego. Qua basta anche arrivare ultimi. L'importante è che fai la velocità più alta. Questo è bello di sta competizione qua, che a me piace. Io faccio così. Questo stronzo di merda mi deve frenare davanti. Sto figlio di una puttana. Così ho fatto 80 km orari. Io sono ultimo. Raga, non mi ha contato i chilometri. Che cazzo, perché non me li ha contati? Vabbè, forse perché non ho superato il limite. Ok, secondo. Con una sola sgommata, praticamente. Non funziona il tempo rallentato, ovviamente. Perché uno preme, no? Vuole fare il tempo rallentato. Ma in realtà il tempo rallentato è un bluff. Aia, cazzo di spinni. Dio di puttana. Vedi che mi ricarico il NOS. Poi vedi quanti calci in culo che ti tiro. Pezzo di stronzo. Hai rotto il cazzo, hai rotto. Adesso frenami davanti, stronzo. Avete visto anche voi. Cioè, perché frenano così gli avversari? Mi piacerebbe a 20 km di distanza. Neanche nella realtà succedono queste cose. Io non so cosa succede nella realtà. Sono patente qui. Ole! Sorpasso! Però tanto può sorpassarmi, perché se fa più veloce di me. Ecco, sapevo. Uno stronzo. Ho vinto.
Raga, ho vinto. Raga, ho vinto. Ma come cazzo è possibile? Ero secondo. Vabbè. Cose a caso. E in più anche un salto in umano. Vabbè, senti. Atterri dopo, eh. Adesso aspetta che torniamo, che tanto è finito il video. Bene raga, che dire, io ho finito le gare oggi. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi chiedo scusa per la mia assenza, ma purtroppo, come potete ancora sentire, la mia gola è... Bene. Spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, lasciate mi piace. Alla prossima, belli. Ciao ciao.